Hunter dall'altra parte della strada, Daniele va a stringere verso il centro, Daniele Bennati al centro e vince lui! Daniele Bennati a Parigi! Sì, ho ganato due etappe nel 2007, nel Tour 2007. Due differenti tappe, perché una a terminare di una fuga molto larga, però credo che la vittoria più importante sul campo Elisos in Paris è un ricordo indelebile in mia cabeza, e per me il Tour è una carriera molto, molto speciale come tutti, però ganar e subire nel podio nello campo Elisos è un'emozione unica. Ho molta esperienza, credo che il mio compito in questo equipo è trasmettere tranquillità al gruppo, ai compagneros, e guidare Nairo e ponerlo in una posizione ideale, sin peligro, no? Sempre una carriera speciale per il nervosismo, per l'attenzione che hai, soprattutto nella prima settimana, però in questi primi due giorni ha ido molto bene. Il primo tour che ho fatto nel 2006 ho abbandonato per una brutta caída a baccare il Col du Telegraph, e anche nel 2015 per il mismo motivo, dopo la decima etapa, entonces questi sono i due ricordi peor del tour. Como todos estamos un poquito triste por el tema de Alejandro. Lo he tenido siempre como un corredor de muchísima clase, un campeón, un ídolo. Entonces lo siento muchísimo, una pena, pero estoy seguro que recuperará al 100% e più forte che antes. Nairo è un chavale molto tranquillo, trasmette tranquillità. Umanamente mi gusta tantissimo, moltissimo, e la sua maniera di interpretare il ciclismo. Lo vedo molto bene, molto motivato, e io credo che la condizione anche mi pare migliore che nel giro. Lo vedo molto bene. Hablando con la famiglia con WhatsApp o con FaceTime, e se no a mirare alguna pellicola e a hablar con los compañeros. Emanuele è una persona molto intelligente, un corredore con una moltissima esperienza, tiene un motore incredibile, e in questo tour vamos a compartir sicuramente moltissimo aire juntos, no? E mi gusta moltissimo su maniera di lavorare nell'equipo, mi ha sempre gustato, e un corredore come lui è determinante, molto importante per un equipo.